Quando nel 1967, nel 50esimo della rivoluzione di ottobre, si decise il gemellaggio fra Milano e l'allora città di Leningrado, questo venne deciso anche sulla base dei comuni ricordi resistenziali delle due città che in forme diverse e a distanza di molte centinaia di chilometri avevano partecipato con la stessa decisione alla lotta contro l'invasione nazista. Questo aveva anche un contenuto di libertà. Il ricordo, il richiamo alla resistenza aveva questo valore. Oggi le istituzioni di San Pietroburgo decidono di censurare tutte quelle forme di espressione e di informazione che usino determinati termini legati per lo più alla condizione omosessuale. Questo che già di per sé è una violazione dei diritti di libertà dei cittadini, i diritti di libertà individuali evidentemente contemplano anche la sfera sessuale, nasconde malamente un tentativo di censura, il pretesto per poter esercitare una censura nei confronti di giornali, spettacoli teatrali, opere cinematografiche e così via. Questo ovviamente non può vedere Milano apparentata. È dunque un messaggio di libertà da mandare alla Russia, potrebbe essere appunto la revoca di quel gemellaggio. Tuttavia non avrebbe solo una valenza internazionale, potrebbe avere anche una valenza interna. È di questo periodo la notizia di un'infelice iniziativa dell'Arma dei Carabinieri, il cui manuale di preparazione dei futuri marescialli invita i futuri sottufficiali ad un'opera di schedatura sulle preferenze sessuali dei cittadini e, problema nel problema, equipara la condizione di omosessuali a quella di pedofili, animalisti o sadici estremi, che evidentemente sono cose ben diverse e esprimono magari anche una diversa pericolosità sociale. Ebbene, una presa di posizione del Consiglio Comunale di Milano potrebbe servire a ricordare che fra le libertà personali garantite dalla Costituzione ci sono anche le libertà individuali, il diritto alle scelte sessuali dei cittadini senza interferenze dello Stato. Va bene?